presentati oggi all'Arca degli appuntamenti importantissimi, delle lezioni di storia. Lezioni di storia è il titolo che abbiamo dato a questo ciclo di conversazioni, all'interno del quale ciclo noi vogliamo individuare temi, episodi particolarmente salienti e importanti nella storia civile, culturale, istituzionale della nostra città e del nostro territorio. Io credo un modo nuovo, anche se la formula, voglio dire, è stata utilizzata in più parti d'Italia, quindi nuovo per Teramo evidentemente, è una formula che cerca appunto di coinvolgere personalità e studiosi di varie discipline che tutti quanti però concorrono evidentemente a dar conto di una storia più che bimillenaria della nostra città, all'interno della quale ho individuato alcuni periodi e episodi topici, per così dire, che sono momenti di svolta, di cambiamento, di mutamento e che comunque sono importanti proprio per essere consapevoli di quello che oggi siamo, un punto di partenza importante senza cui davvero anche tutto quello che si dice intorno alla città, l'identità, l'appartenenza e così via rischia di essere un fatto puramente retorico. Si parte subito perché si parte sabato 10 novembre, ci sono anche relatori d'eccezione. Importanti studiosi, il primo degli incontri è quello dedicato alla distruzione di Teramo nel 1156, il conte di Loretello, Teramo di Ruta l'abbiamo intitolata, il professor Beraudo Pio, che è teramano ma è professore associato di storia medievale all'Università Alma Mater di Bologna, ci darà contezza di questo periodo che rappresenta nella storia della nostra città un momento di svolta. La città finisce, la città antica, la città del primo medioevo, comincia la città basso medievale e poi moderna, quella che noi oggi conosciamo. Quindi non soltanto ripercorre un periodo storico ed una vicenda particolare, la distruzione del 1156, ma anche un'occasione per riflettere le modalità nuove all'interno delle quali si iscrive la nuova città che comincia a nascere dalla vecchia alla nuova cattedrale, dalla terra vecchia alla terra nuova.